Giorno importante, storico per l'Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara che festeggia i 95 anni di vita. Ne parliamo con la preside, la signora Anna Teresa Rocchi. Sì, oggi è una giornata per me molto emozionante. Celebrare 95 anni di una gloriosa istituzione come il Tito Acerbo emoziona fortemente. Questa volta abbiamo scelto un festeggiamento diverso. Vogliamo festeggiare con i nostri alunni, con i nostri docenti, con le famiglie, con il personale, con tutti quelli che fanno parte della nostra grande comunità scolastica, e vogliamo aprire le porte alla cittadinanza, soprattutto agli ex alunni, perché tantissimi ex alunni costituiscono oggi il tessuto economico, professionale e culturale della città di Pescara, e credo che oggi saranno molto felici di venire a festeggiare con noi. Intere generazioni cresciute proprio al Tito Acerbo, come si diceva, con grandi risultati. D'altra parte resta la scuola, l'istituto, con il più alto numero di studenti, più di 1200. Sì, il nostro è un istituto glorioso che ha mantenuto negli anni il prestigio della sua tradizione. In effetti possiamo affermare con orgoglio che a livello nazionale pochi istituti tecnici possono contare su tanti iscritti, e soprattutto hanno mantenuto la loro fisionomia anche dopo le varie riforme che si sono succedute, in particolare quella del 2010. Oggi l'Istituto Acerbo ha cambiato nome, nel senso che si definisce non più istituto commerciale per il turismo e per i geometri, ma è un istituto economico per il turismo e tecnologico per costruzioni, ambiente e territorio. Tuttavia la fisionomia è invariata, nel senso che non ci siamo, come potrei dire, imbastarditi scegliendo propagandare la nostra offerta formativa, inserendo indirizzi che in realtà non hanno poi una corrispondenza nella realtà di quella che è la struttura di questo istituto. Quindi siamo orgogliosi di mantenere la nostra tradizione e di garantire una qualità nella formazione degli studenti che ci ripaga con questa grande affluenza di nuovi iscritti per ogni nuovo anno scolastico. Oggi noi abbiamo 59 classi, amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing, turismo, costruzione, ambiente e territorio, ex geometri. Tante classi, veramente, una città direi, perché 1220 alunni circa, 165 docenti, 30 persone che lavorano nell'amministrazione e nella, diciamo, gestione logistica dell'istituto. Un dirigente scolastico, un direttore dei servizi amministrativi che lavorano veramente tanto ogni giorno. Non per niente il nostro motto è dal 1923 connessi con il futuro, perché crediamo di esserlo veramente. Noi nelle strutture che sono veramente ricche, noi abbiamo l'edificio storico che è quello che oggi festeggia proprio il compleanno, però poi abbiamo un altro grande edificio collegato attraverso dei campi sportivi e un enorme giardino, abbiamo due palestre, abbiamo 8 laboratori completamente informatizzati e dedicati ai vari indirizzi. Ogni aula è dotata di proiettore interattivo, di computer, la segreteria è completamente digitalizzata e così pure la comunicazione con gli studenti e con le famiglie avviene solo attraverso il nostro sito e un gestore che ci permette che i docenti possano comunicare con i familiari e questi possano vedere ogni giorno quello che si fa a scuola attraverso internet. Preside, tanti i settori, le materie trattate al Tito Acerbo.
Sì, noi abbiamo, come ho detto prima, un istituto tecnico-economico, amministrazione, finanza e marketing e turismo. All'interno di amministrazione, finanza e marketing, alla fine del biennio è possibile scegliere, ulteriori articolazioni, sistemi informativi aziendali, che è un'articolazione veramente moderna perché oltre alla preparazione negli studi economici, insiste molto sugli studi informatici. L'altra è relazioni internazionali per il marketing, un'articolazione che aggiunge ad amministrazione, finanza e marketing tradizionale, dove si studia economia, diritto, economia politica, oltre alle materie comuni. RIM permette, relazioni internazionali per il marketing, di studiare addirittura tre lingue e di prepararsi proprio a far parte di strutture economiche e professionali in collegamento diretto con l'estero. Quindi abbiamo l'altro settore, il settore del turismo, che devo dire sta andando veramente molto bene. La novità degli ultimi tempi. Sì, l'esplosione degli ultimi tempi. Io faccio presente che quando sono arrivata in questo istituto c'erano 36 classi, del turismo ce n'erano soltanto un corso completo. Adesso invece andiamo verso il completamento di 5 corsi. Le classi sono passate complessivamente a 59. E il corso turismo incontra molto successo. Nel corso turismo si studiano tre lingue, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco come seconda e terza lingua, inglese obbligatorio. La voix E se rafforma en rapprochant les mâchoires les unes des autres. C'è la possibilità richiesta anche di inserire una quarta lingua. Tanti studenti chiedono questo corso perché si rendono conto che l'istruzione tecnica oggi ha una peculiarità che non tutti sottolineano abbastanza. Noi in Italia abbiamo tre percorsi attualmente, un percorso liceale, uno tecnico e uno professionale. Il percorso tecnico, che è quello di cui noi facciamo parte, si caratterizza col fatto che subito dopo il diploma i ragazzi possono, se lo desiderano, immediatamente inserirsi nel mondo del lavoro. E nel turismo, voi capite che c'è uno spazio enorme, anzi noi abruzzesi ci auguriamo che nella nostra bella regione questo spazio aumenti perché lo merita veramente. Abbiamo tutte le potenzialità Tutte le d'altra parte. potenzialità forse poco sfruttate. I nostri studenti quindi nel corso turismo, come anche negli altri corsi, curano molto lo studio delle lingue, insieme però anche allo studio dell'economia del turismo, diritto e legislazione turistica, storia dell'arte e le altre discipline comuni che danno loro una formazione a tutto tondo. Per essere, per esempio, assunti in un albergo, in un'agenzia, il diploma di istruzione tecnica nel turismo è titolo sicuramente indispensabile. Del resto, ecco, volevo anche mettere in evidenza come questa caratterizzazione dell'istituto tecnico non è una diminuzione, nel senso gli studenti che vengono qui pensano che poi andranno subito a lavorare. No, i nostri studenti si possono iscrivere a qualsiasi facoltà e devo dire con grande orgoglio che da 3 anni la Fondazione Agnelli pubblica in un sito che si chiama Eduscopio i risultati degli studenti iscritti all'università e che soprattutto continuano l'università con discreti risultati e l'acerbo nel nostro territorio è risultato primo da 3 anni. Questa Complimenti. Ecco, sì, ne siamo orgogliosi perché
è una statistica per la quale a noi non viene chiesto niente. La Fondazione lavora sulle università, quindi con nominativi, anche con dati reali. Ecco, noi parliamo di formazione, però praticamente, preside, il Tito Acerbo come si interfaccia con il mondo del lavoro? Avete dei contatti? Sì, io col mondo del lavoro tradizionalmente da molti anni prima, io sono qui da 11 anni, ma anche qualche anno prima che arrivassi io, c'era all'Acerbo un progetto che si chiamava Lo studente e il lavoro, che ha anticipato quindi questa nuova riforma con l'alternanza scuola-lavoro. Tutti i nostri studenti negli ultimi 3 anni hanno modo di sperimentare attraverso l'alternanza scuola-lavoro lo studio concreto di un'azienda, prima nella terza con l'impresa formativa simulata, ovvero studiando un'impresa madrina e realizzando in laboratorio computerizzato tutti i passi necessari per farla funzionare. In quarta poi dedicano 5 settimane nell'ultimo periodo dell'anno, inizio delle vacanze estive, a un tirocinio pratico presso aziende, enti pubblici, alberghi, presso il comune, per esempio il catasto, per i geometri parliamo, le agenzie turistiche, gli studi professionali. Sono circa 300 alunni che ogni anno possono acquisire delle competenze concrete che poi ricadono sul loro curriculum attraverso il tirocinio in azienda. Durante l'ultimo anno continuano questi approfondimenti più teorici sul mondo del lavoro e acquisiscono anche nel triennio tutte le certificazioni sulla sicurezza richieste dal mondo del lavoro, per cui chi esce da scuola e va a lavorare ha anche le certificazioni sulla sicurezza che altrimenti gli sarebbero anche costose. I nostri studenti acquisiscono a scuola anche certificazioni linguistiche dagli enti certificati di inglese, francese, spagnolo e tedesco. Possono recarsi a svolgere questo tirocinio all'estero perché ogni anno noi riusciamo a essere assegnatari di progetti europei, in particolare l'Erasmus Plus, abbiamo in corso 3 progetti importanti. E anche i PON, cosiddetti PON, piani operativi nazionali dedicati ad alcune regioni del sud di cui l'Abruzzo da quest'anno fa parte, e anche i piani operativi regionali promossi dalla regione Abruzzo, e in tutti questi progetti regionali noi siamo sempre risultati vincitori e abbiamo partecipato. Quindi dal 1923 il Tito Acerbo sempre in prima fila, d'altra parte una scuola che ha attraversato un'importante guerra mondiale e che si presenta sempre con maggiore entusiasmo alle nuove sfide contemporanee. Sì, io direi proprio che l'entusiasmo ci caratterizza e la forza è di noi che operiamo in questa scuola, derivante anche dalla consapevolezza che tanti studenti sono passati su questi banchi, veramente migliaia e migliaia e migliaia, e tutti restano legati a questa scuola. Il senso di appartenenza che io, pur non avendo frequentato questa scuola, ho vissuto entrandoci la prima volta e che mi ha convinto a sceglierla, anche se in quel momento sembrava un tantino in difficoltà perché erano nati altri istituti tecnici economici a Pescara, è rimasta viva in me e la vedo proprio quando incontro qualcuno per strada che mi dice sì, io sono stato un alunno dell'Acerbo. È una cosa veramente straordinaria. Riprendendo il discorso più pratico, sottolineare che nella Fondazione Agnelli, quindi in Eduscopio, noi siamo primi nel territorio anche per Eduscopio lavoro, cioè per gli studenti che trovano lavoro in breve tempo. E questo pure ci invita ad essere entusiasti di quello che facciamo ed orgogliosi.
Poi passerei a parlare del corso tecnologico, però, che è il Costruzioni, Ambiente e Territorio, ex Geometri. Il corso che allora si chiamava di Agrimensori nacque al Tito Acerbo nel 1931 e anche questo settore ha sfornato tantissimi professionisti che... Noi non eravamo nati. Se, beh, noi no, però io ho sentito dire che Pescara, anche nel periodo del boom economico, ma anche i paesi, perché noi siamo il bacino di raccolta di tutta la provincia di Pescara. Un punto di riferimento. Un punto di riferimento, quindi... Questa nostra nuova provincia, nata nel 27, è stata costruita anche grazie al lavoro dei nostri geometri. Ora abbiamo questo corso in cui il nome geometra non compare. Si è rinnovato perché oltre alle costruzioni c'è un discorso di ambiente, di studio del territorio. Adesso abbiamo inserito ultimamente il corso di tecnologie del legno nelle costruzioni, che sta avendo grande successo anche dopo purtroppo i sisma che ci sono stati. I fatti di cronaca. Certo, ma quello che... Ci piace e che riusciamo comunque a dare una formazione al passo coi tempi, cioè siamo attenti a non tradire la tradizione, quindi a rimanere istituto tecnico economico che pure ha sfornato tanti ragionieri, che anche loro sono stati il tessuto delle banche, delle amministrazioni pubbliche e private. Della nostra economia. Della nostra economia. Ma dicevo, stiamo attenti che queste figure che pure escono dal nostro istituto abbiano quel tocco in più di collegamento con il nuovo, con la società in evoluzione, quindi ecco l'attenzione anche alle certificazioni informatiche e alle nuove professioni. Poi magari parleremo un attimo dei nuovi profili professionali che all'interno dei corsi tradizionali, senza paludarci con nel dire abbiamo introdotto un nuovo indirizzo, un nuovo corso, noi in realtà lavoriamo per formare professionalità utili al mondo del lavoro di oggi e anche al mondo dell'università, perché la nostra collaborazione con l'università è costante. Con le varie facoltà della nostra Università d'Annunzio che afferiscono ai nostri corsi. Ecco, Preside, oggi si festeggiano i 95 anni di vita, ovviamente ci si prepara anche per festeggiare il secolo di vita, i 100 anni del Tito Acerbo, che senz'altro sarà un evento nell'evento. Ma lei come immagina questo istituto proiettato nel futuro? Io mi auguro che continui in questa linea evolutiva, in questa attenzione alla società, all'innovazione e in questa anche consapevolezza che non si costruisce il futuro se non si ha uno sguardo al passato. Spero che al 100° anno tanti progetti che noi abbiamo avviato e tutto l'entusiasmo e anche l'enorme lavoro che i miei docenti profondono oggi continui ancora a lungo. Poi magari vi leggerò qualche breve nota, noi stiamo ricevendo già gli auguri di ex alunni, di docenti e ci sono veramente delle frasi toccanti, sia in quanto ci scrive un nostro ex alunno che ha 92 anni, sia in quanto mi ha scritto un docente che ha festeggiato qui come docente gli 80 anni dell'Acerbo, poi ha festeggiato i 90, ora i 95. Quello che mi dice brevemente esprime un pochino cosa vuol dire insegnare all'Acerbo. Come è stata articolata nel dettaglio la giornata celebrativa dei 95 anni di vita del Tito Acerbo? Noi abbiamo pensato soprattutto agli studenti, abbiamo pensato a una giornata che aprisse le porte non solo dell'edificio ma che facesse dare anche una sbirciata a quello che fanno ogni giorno docenti e studenti. Pertanto non c'è una localizzazione fissa con eventi che si susseguono.
seguono in maniera tradizionale. Noi abbiamo individuato degli spazi della scuola, un percorso. Con un percorso che va dai nuovi campi sportivi che abbiamo rinnovato completamente con risorse derivanti da contributi di privati quest'anno e che andremo ad inaugurare insieme anche al drone professionale che abbiamo potuto acquistare grazie a dei contributi Erasmus e che verrà utilizzato per un progetto Erasmus che si chiama Museo Virtuale dell'Energia, che ci sta portando a riconoscimenti a livello europeo perché è qualcosa di veramente innovativo. Poi in palestra i ragazzi continueranno con delle attività ginniche, in modo che chi voglia vedere un po' una delle due palestre animate potrà farlo. In aula magna alle ore 16:15 ci sarà un teatro in francese curato dal lettore di lingua francese che noi abbiamo avuto quest'anno, assegnato dal Ministero e naturalmente dagli studenti. E ci sarà una cosa molto carina, che è un itinerario nella moda francese, con una sfilata, con la presentazione di abiti e trucchi di due multinazionali francesi, che in realtà costituisce una prova di realtà, si chiama oggi, degli studenti che hanno curato un percorso di marketing e turismo all'interno dello studio appunto della gestione di queste aziende, arrivando poi a qualcosa che a loro piace. Quindi le alunne stesse presenteranno degli abiti di queste due aziende francesi che operano anche a Pescara. In aula magna poi il pomeriggio continua ad oltranza con esibizioni canore e musicali di nostri studenti che abbiamo scoperto essere dei talenti sconosciuti, anche se alcuni di loro sono in effetti studenti del conservatorio e partecipano alla rete 12 note di cui noi facciamo parte e all'orchestra giovanile di questa rete, anche lì con grossi risultati. Anche al Festival della Melodia. E va bene, sarà carina questa cosa. Io devo dire la verità che non credevo, pensavo sempre all'Acerbo solo con studenti preoccupati e interessati all'economia, al turismo e alle costruzioni. Invece ho scoperto dei ragazzi che anche fuori della scuola, oltre a fare sport, attività teatrali, eccetera, fanno anche musica e cantano e sono proprio bravi. Poi nell'atrio del primo piano noi avremo alle ore 18 un'inaugurazione di una mostra veramente interessante di quanto hanno realizzato con la professoressa Caterina Palestini gli studenti della facoltà di architettura, supportati da nostri docenti e studenti per i rilievi, nello studio dell'analisi grafica dell'edificio storico. Sarà un momento veramente di alta cultura e con uno studio che io da quando sono qui desideravo che fosse fatto, ma non ero mai riuscita a trovare l'aggancio giusto. Grazie alla professoressa Palestini sta venendo fuori qualcosa di importante che ci mancava. Dopo che i visitatori vengono accolti nell'atrio dalle nostre studentesse, studenti, hostess e steward del corso turismo e quindi possono iniziare questo percorso, ci si può trasferire nei corridoi della sede dove vengono attivati i laboratori gestiti dagli studenti, dove ci sono un po' le nostre caratteristiche dello studio quotidiano che vanno dalla progettazione 3D e rilievi grafici appunto al laboratorio Erasmus, a un progetto UNESCO che si chiama Grand Tour che si sta realizzando in questo periodo e non so, ai laboratori di lettere e lingue, al laboratorio di informatica dove ci sarà un docente che farà anche lui delle dimostrazioni. Alle 18:30 chi vorrà potrà seguire l'inaugurazione di quello che abbiamo chiamato Biblio Space.
terzo piano non è una vera e propria biblioteca. Noi abbiamo molti volumi ma non abbiamo gli spazi. Allora abbiamo optato per individuare uno spazio con una raccolta dei libri più significativi e più antichi, uno spazio dove studenti e docenti possono leggere, possono tenere anche alcune lezioni, possono prendere in prestito dei libri divisi nei vari settori. È proprio uno spazio molto giovanile e simpatico che sta avendo grande successo. Insomma, una grande giornata, Presidente. La giornata continua perché nell'aula Museo De Carlo, dedicata a un ex alunno che è stato un nostro grande benefattore, il dottor De Carlo, ha lasciato anche delle borse di studio per i nostri studenti, ci sarà il punto di incontro degli ex alunni, perché abbiamo ricevuto richieste in merito e più abbiamo l'associazione Amici dell'Acerbo Onlus, che comunque raccoglie tanti ex studenti. In quest'aula De Carlo c'è il museo con tutte le vecchie tecnologie, i vecchi primi computer, le calcolatrici, la storia, gli strumenti topografici, e ci sono anche delle realizzazioni dei nostri studenti delle prime e di seconde di fisica, che utilizzando i nostri bellissimi laboratori nell'altro edificio di scienze, biologia, fisica e chimica, hanno realizzato per l'associazione Scienza Under 18, di cui facciamo parte, delle strumentazioni con materiali di recupero. Nell'aula De Carlo saranno visibili anche dei documenti storici, non so, registroni di caffè per esempio, e anche sarà distribuito il libro che è stato edito per i 90 anni dell'Acerbo a tutti gli ex alunni. Io poi sarò qui nel mio studio quando potrò e se potrò per accogliere chi vorrà venire a farci visita. Nel corridoio della mia presidenza verrà proiettato il docufilm sulla Coppa Acerbo, e qui e là nei corridoi ogni tanto vedrete gli studenti del nostro laboratorio teatrale fare delle brevissime performance teatrali. Come vedete, tante cose da scegliere liberamente, molte sono contemporanee, quindi le studentesse e gli studenti vi accoglieranno. Poi ognuno sceglierà in base a un programma, c'è un programma, vedete? Certo. E c'è la localizzazione delle varie iniziative, ognuno sceglierà cosa vuole vedere e cosa vuole seguire. Coordinare un'attività così complessa non è certo da poco, Preside. Com'è cambiata la sua vita? Ritiene di aver più dato o più ricevuto da questo impegno che lei porta avanti da anni con tanta passione? E si vede. Io da 11 anni sono in questa scuola, a volte dico forse troppi, però non è facile staccarsi da questo che per me è diventato una passione. Io da quando sono diventata dirigente scolastica ho dovuto abbandonare tutti i miei hobby, le mie passioni, anche non so, per esempio il tempo da dedicare alla lettura. Io insegnavo latino e greco, all'approfondimento è diminuito fin quasi a scomparire. Sono però stata gratificata in questi anni dall'avere accanto a me uno staff veramente eccezionale, perché ecco, io dico sempre che nessun progetto si realizza se lo vuole solo la preside. Sono noi docenti che mi supportano e soprattutto che riescono a coinvolgere gli studenti, non andiamo avanti nemmeno di un passo. Qui ho questo staff, ce l'ho, ma oltre lo staff tutti i docenti che insegnano in questa scuola sono in grado e si impegnano per realizzare al meglio quella che è la loro professionalità. E inoltre chi devo ringraziare? Soprattutto i miei splendidi studenti. Mi dissero che quando sarei diventata preside avrei sofferto, perché io avevo un amore infinito per i miei studenti. Io ho insegnato circa 30 anni
e quindi mi dissero: tu perderai il contatto con la realtà anche della scuola e ti chiuderai in un ufficio e lì farai un altro lavoro. Sì, è vero, io svolgo un altro lavoro rispetto a quello di docente, però io incontro ogni giorno tantissimi studenti, non dico che li conosco tutti, ma quelli che magari hanno maggiori problemi nel bene e nel male, anche i migliori li conosco, vengono a parlare con me, ho un ottimo rapporto con i rappresentanti d'istituto e lo stesso con i docenti. La mia porta è sempre aperta e chi ha voglia di collaborare trova sempre uno spazio vicino, diciamo, al dirigente. Preside Rocchi, rinnovate felicitazioni e al Tito Acerbo di Pescara tanti tanti auguri. Grazie.